La FADOI, la Federazione dell'Associazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti e la FISM, quindi la Federazione delle Società Medico-Scientifiche, hanno organizzato per il prossimo settembre una scuola di alta formazione sul ragionamento clinico in era digitale. Ci sono alcuni aspetti molto importanti su questa diciamo, iniziativa. Il primo di tutto è la rivalutazione del ragionamento clinico basato sull'anamnesi e sull'esame obiettivo, che è il metodo classico del ragionamento clinico, ma a questo oggi va aggiunto tutto quello che diciamo, l'informatica e la digitalizzazione ci consente. Ad esempio, il medico può avere, mentre è in visita, delle app sul proprio smartphone o sul tablet, così come ci sono strumenti di telemedicina che possono aiutare. Ma tutto questo non basta perché va integrato anche con aspetti etici e con aspetti psicologici che riguardano il rapporto medico-paziente. E quindi tutto questo, diciamo, al fine di rinnovare e integrare quello che è il classico ragionamento clinico.